Un caro saluto a tutti voi dalla redazione di Interferenze e grazie di esservi collegati per vivere insieme con noi questa serata. Interferenze vuole dedicare il numero di questo mese, che uscirà a fine mese, come sempre in versione online, al tema della leggerezza, una necessità che è fondamentale per l'uomo di ogni tempo, ma la sentiamo in particolare necessaria in questo tempo che stiamo vivendo, in cui la leggerezza è un modo per trovare la nostra Ah, un bel centratura, il nostro vediamo. equilibrio. E a partire da questa esigenza, esplorare anche chi ci aiuta attraverso l'arte, attraverso l'umorismo, a trovare, portare dentro di noi e conservare questa leggerezza che ci serve per poter vivere. E allora, con grande piacere e davvero con grande un po' emozione, abbiamo con noi Tony Tammaro questa sera per questa nostra serata, questa nostra intervista, e lo ringraziamo davvero per la grande disponibilità, per aver voluto dedicare il suo prezioso tempo a noi. E gli lasciamo subito la parola, o meglio, la musica e il canto. Ok. Nel cortile della nostra giovinezza giocavamo in mezzo a un pallone, quattro tiri in una porta e una vecchia caluca, già sapete, sotto il ponte della vecchia ferrovia, con un tiro secondo la stiria, ti ricordo con atomio pallone. E ti voglio dedicare una canzone super santo, super santo. Una macchia di arancione in mezzo al blu, super santo, super santo. Se si schianta con un chiodo, lui fa accorciata, così parliamo. Accendi il microfono, Alessia. Ecco, ci sono, eccomi. Il bello della diretta, un po' di Ah, ecco, emozione. ancora adesso. Allora, come ha già anticipato Tonino, il tema di questo nostro nuovo numero è appunto l'umorismo, che è una delle tante vie, delle tante strade che serve proprio per sviare quella che è la leggerezza. Quindi possiamo dire che lei incarna perfettamente questo senso. Quindi la domanda sorge spontanea: quanto sono importanti per lei, sia in generale e soprattutto particolarmente in questo periodo, la leggerezza e l'umorismo? Se si Penso non sente. mi sento molto bene, ho problemi di rientri. La domanda non l'ho percepita. Ok. Sento colleghi, mannaggia. Mi sente se provo a parlare adesso? In questi casi? Sì, sento una. Voi Non sentite sento bene me? un Non pochino benissimo, no, non ti a sentiamo molto bene. Sento, cioè, seri problemi di ascolto. Beh, non C'è un so, tecnico, qualcuno proviamo. di voi che sa come governare questi apparecchi? Forse è un problema di linea, perché noi ci sentiamo abbastanza bene. No, io qui c'ho una connessione Ah, ok, e super allora. veloce. Adesso ho sentito bene. Sì. Ah, ok, forse stiamo andando Allora meglio. ci riproviamo, vediamo se è buona la seconda. Dovrei dirmi la Allora, domanda? Spero di. sì,
Allora, la domanda che le avevo fatto è proprio per restare in tema dell'umorismo, della leggerezza e via dicendo, volevo chiedere quanto è importante per lei in generale e in questo periodo soprattutto la leggerezza e l'umorismo. Ok, più o meno ho percepito la Ok, domanda. dai. Però la leggerezza è tutto, è fatto un motivo di lavoro, di carriera. Non ho avuto mai grossi problemi, di preoccupazioni, ansie. A me già il fatto di essere vivo mi riempie di gioia, il fatto di essere al mondo mi riempie di gioia. Quindi personalmente, caratterialmente, non sono ansioso, non ho grossi problemi e cerco, insomma, per quel che posso, di dare la mia serenità. Ok, grazie. Allora, andiamo più nel dettaglio. Lei si ritiene più ironico, umoristico o satirico? Mi sa che dobbiamo ripetere le domande, ma Gliela magari devo sono ripetere, gliela devo meglio per il ripetere. tornino che da buttare, probabilmente. Vuole che gliela ripeta? Purtroppo, ma perché telefoni c'hai, quelli buoni? Forse sono io che ho il telefonino vecchio. Vuole che le ripeta la domanda, allora. Allora, Purtroppo sì, le purtroppo sì. dicevo, andiamo più nel dettaglio. Le volevo chiedere, lei si ritiene più ironico, umoristico o satirico? Ah sì, no, io ho fatto di tutto, probabilmente più umoristico, perché la satira è quella che sta al costume, c'è anche un'altra forma di satira che è quella politica, che non ho, anzi no, ho basicato nel mio ultimo brano, per la prima volta mi sono cimentato anche nella satira politica, però in linea di massima scrivo queste canzoni per fare umorismo, cioè per generare un sorriso di me. Grazie. Maestro, una decina d'anni fa, la intervistai sul Mattino per la cosiddetta ordinanza antitamarri del sindaco di Meta. Lei disse testualmente: il sindaco ha fatto bene. Un conto è fare ironia e un conto è disturbare la quiete dei cittadini e dei suoi bagnanti e dei bagnanti. In pratica, Toni Tammaro prese Certo. una posizione contro i tamarri. Da quelle parole io feci una sintesi. Toni Tammaro è un personaggio e chi lo interpreta ne è un altro. Quanto ha pesato nella sua vita questo accostamento Toni Tammaro-Vincenzo Sarnelli? Non me la far di fare la domanda. Eh beh, io ci convivo con tutti e due, convivo con sia con. Ah, sì. Stava continuando la domanda, ripeto, No, faccio no, no. seri problemi. Andate. Può continuare, maestro. Non lo No, sento. dicevo, può continuare, può continuare. Forse sono Avevo finito stremuto. la domanda. Non ci Ah, sente. sì, ok. Ah, ok, perfetto. Niente, io vivo con Vincenzo, spieghiamo chi sta ascoltando, Vincenzo è il mio vero nome, poi Toni Tammaro è un nome d'arte. Vincenzo è una persona, diciamo, normale, un padre di famiglia, è un signore di una certa età, tra l'altro. Invece Toni Tammaro è un caciarone, è un personaggio, è uno che sale sul palco. Una sera sono salito sul palco, stava mangiando un panino, no? E il presentatore mi ha chiamato all'improvviso, ha detto: signore e signori, Toni Tammaro. Io ho dimenticato, sono salito col panino, me lo sono trovato in mano. E allora ho detto: favorite al pubblico.
di non Tamaro è uno è tamarro, ma è tamarro di brutto. Vivo una... certo non sono favorevole alla Tamara, a me piace il pallone, piace il fatto che la gente giochi a pallone, però non lo deve fare negli orari in cui, in cui le persone stanno di cosa stanno. Quindi sia Anno che Vincenzo sono per la civiltà, ecco. Grazie. Bene, maestro, volevo farle un'altra domanda. Per il modo di canzonare delle tendenze, è sicuramente considerato un mostro sacro della musica. Però la domanda, possiamo dire commerciale, e la devo fare. Lei per alcuni è considerato una sorta di precursore di Checco Zalone, ma non sono mancati ovviamente accostamenti ad altri mostri sacri della musica grottesca e ironica, come gli Squallor o Ernesto Aforia. C'è qualche affinità o non ho capito proprio niente della vita? No, assolutamente, io credo che ci sia stata una cosa, siccome Checco Zalone tra l'altro è anche più giovane di me, io ho fatto una serie di calcoli, io sono andato a cantare in piazza nel paese di Checco Zalone, in Puglia, mio pugliese, io ho bazzicato anche la Puglia, ho fatto i calcoli che quando io sono andato a cantare in piazza da lui, lui aveva circa 10 anni, quindi che quella sera si trova in piazza, mi ha visto ed è rimasto affascinato da questo modo di fare satira sui cantanti neomelodici. Tra l'altro io sono un grandissimo ammiratore suo. Sono andato a Napoli a vederlo, vado a vedere i suoi film. Spesso mi dicono, no, ma che cosa lui deriva da te? Può darsi, appunto, l'ho spiegato, insomma, lui forse da bambino mi è venuto a vedere me in piazza. Ha fatto Acola, ha fatto i film, io continuo a fare le canzoni secondo il mio genere. Maestro, possiamo provare a togliere le cuffie? Perché secondo me il problema è il Bluetooth delle cuffie. Sì, può darsi. Tolte. Andiamo un attimo, devo mettere l'astuccio così. Perché voi penso io che sento Maluccio. Adesso si sente benissimo. Ok, ora mi sento dagli altoparlanti del telefono, forse va meglio. Infatti, per fare allora devo buttare queste cuffie. Qualcuno dice saranno pezzotte. Buonasera, maestro. La mia domanda è questa: da quando lei. Però ecco, così si sente decisamente meglio. Dico è inimitabile. Silvia Pizzo che ha detto che ho le cuffie da madre. Ok, sono in attesa della domanda. Maestro, buonasera. La mia domanda è questa: da quando lei è iniziato a fare musica tamarra, quanto è cambiato il modo di fare ironia? Non crede che oggi il politicamente corretto sia diventato ipocritamente un limite che non bisogna valicare? Anche se le sue canzoni lo sappiamo, perché siamo suoi fans da una vita, non sfociano mai nel volgare, però c'è qualche canzone che oggi avrebbe paura di proporre per non essere accusato, non so, di sessismo, omofobia, razzismo? E non crede che oggi in politica si dia troppo valore alle parole per distrarre poi dall'immobilità dei fatti? Un attimo, forse sta provando a entrare da un'altra parte, perché lo vediamo un momento. Io vi sento, però non vi vedo. Ecco. Ora vi comincio a vedere. Sono uscito e sto dentro. Ok. Maestro, ci sente?
Vi vedo. Ok. Maestro, mi sente? Sì, ora sì. Ok, la mia domanda è questa, la rifaccio, che penso non si è sentito niente prima. Da quando lei ha iniziato a fare musica tamarra, quindi un bel po' di anni fa, come è cambiato il modo di fare ironia? Non pensa che oggi il politicamente corretto sia diventato un limite che non bisogna valicare? Finita, come è cambiato il mio modo di fare ironia? Maestro, non sappiamo. Sì, il politicamente corretto. Parlo io? Sì, aspettiamo la risposta, vai. Ok, devo rispondere. Bellissimo. Perché il mio tipo di scrittura umoristica, devo fare i conti con la musica, le rime, la metrica e negli ultimi tempi anche col politicamente corretto. Quindi prima di scrivere una frase devi controllare se quella frase magari offende qualcuno. Io mi sento il fiato sul collo da parte del web. Perché basta un attimo, basta dire una cosa sbagliata, un'inesattezza storica, uno strafalcione, una virgola sbagliata e tutto il web che ti salta addosso. E quindi si cerca sempre di, si deve mediare, insomma, prima di far uscire una canzone ci vuole un mese, perché può darsi che magari ti arriva pure una denuncia, involontariamente magari, hai detto una cosa, che ti trovi addosso una class action. Quindi è pericolosissimo scrivere le canzoni negli ultimi tempi. È arrivata la mia risposta. Buonasera, maestro! Maestro, buonasera! Io intanto questa sera mi sto divertendo tantissimo. Anche leggendo i commenti sto divertendo un mondo. Buonasera. Stanno arrivando commenti straordinari, maestro. Grazie. Purtroppo provo a fare la domanda, anche se stasera abbiamo dei problemi. Provo a fare la domanda. Allora, maestro, io conosco. Maestro, io conosco personalmente ragazzi che per festeggiare un evento importante come il primo anno di fidanzamento, per esempio, alle proprie ragazze il biglietto per il concerto di Tony Tammaro. E per me questo è anche un parametro per valutare se la persona è quella giusta o meno. Maestro, si sente un'icona popolare? Sì, sento. Allora, è arrivata la mezza domanda. Allora, se mi sento ancora popolare. Sì. Sì, decisamente mi sento ancora popolare. Dovete pensare che io praticamente tra pochi minuti fa cosa che fa molti da laggiù e appena esco dal palazzo passano le macchine che mi salutano ed è una cosa che accade da anni. Dice, le persone, sarà per questi capelli gialli che mi sono fatto, però appena esco dal palazzo è anche il fatto che uno è diventato tipo una popolare. Allora, maestro, senta. Ecco, tra l'icona popolare e il papà Sarnelli che lei a cui ha accennato prima,
le dico che da educatrice mi sono resa conto che veramente diamo poco valore all'umorismo nella crescita dei bambini. Lei cosa ne pensa al riguardo? Lo chiedo all'icona e al papà. Se è andata via il mister Luigi, non la vedo più. C'era una persona che stava facendomi una domanda, adesso è diventata una casellina nera. Meglio così. Meglio la casellina nera che l'intervistatrice, maestro, ve lo assicuro. Le dicevo, le ripeto, vuole... ok, le è arrivata la domanda, vuole che gliela ripeta, mi dia cenno. Mi rendo conto che è difficile parlare con una casellina nera, però la voce mi auguro che gli arrivi. Ripetiamo. Dicevo al papà Sarnelli, all'icona popolare, e da educatrice, sono un'insegnante e mi rendo conto che forse noi i nostri bambini li tiriamo su con poco umorismo. Lei cosa ne pensa al riguardo? Sì, è vero, è verissimo. Cioè, rispetto a quando io ero bambino, perché sono stato anche io bambino, e i tempi sono cambiati. Lui c'era più gusto di fare, si facevano battute. La società negli ultimi tempi è diventata molto, ma molto seriosa. Anche i genitori con i figli sono diventati serissimi. Io casa mia l'ho impostata in un altro modo, cioè... Innanzitutto ho sposato una persona che fa anche lei battute a tutto spiano. Io anche faccio battute a tutto spiano. Diciamo che casa mia somiglia un po', ve la ricordate, casa Vianello, no? Sì. Cioè, si lamentano quando vanno a fare i bambini, dicono papà, ho fatto una battuta, non rideva nessuno. Ecco, a casa mia l'umorismo è una componente importantissima. Bene, ottimo consiglio, ottimo consiglio. Senta, adesso passo ad un aspetto per me veramente molto bello, perché l'ho conosciuta attraverso un po' di ricerche che ho fatto su di lei. Infatti, in un'intervista lei ha detto che una sua grande soddisfazione lavorativa è stata proprio quella di far uscire un ragazzo dal coma con le sue canzoni. E le chiedo veramente, che cos'è per lei, oltre questo, che per me già è bellezza, che cos'è per lei bellezza e che cos'è che la commuove? Vabbè, diciamo che non, raccontiamo l'episodio. Ci fu questo Grazie. Ragazzo alcuni anni fa, credo una decina d'anni fa, che fece un brutto incidente col motorino ed era in coma. I medici provarono in tutti i modi a rianimarlo, se non che i suoi amici, siccome il ragazzo era un mio fan, gli misero delle cuffiette in testa e gli misero la canzone del Tre Rote. E sto ragazzo nel coma, cioè, iniziò a ridere e da lì finì tutto. Poi la mamma e gli amici mi invitarono ad andarlo a trovare. Fu una cosa commovente, forse la cosa più bella che mi è mai capitata in tutta la carriera. Io personalmente la bellezza la vedo, ecco, la vedo in questa lotta, la lotta di un neonato che lotta per nascere. Ovunque c'è vita, ovunque c'è anche un semplice fiorellino che si fa spazio nel terreno per sbocciare, ecco, dove c'è vita c'è sempre bellezza. La ringrazio profondamente. Spero sia arrivata. Sì, è arrivata. Allora, maestro, quando penso ad un artista, una delle prime curiosità che mi viene è quella di sapere quali sono i suoi modelli artistici, quali sono quindi gli autori fondamentali per Tony Tammaro, sia dal punto di vista musicale, ma anche delle altre arti.
Sì, io chiedo un attimo, che devo chiedere scusa a Patrizia Miniero, perché mi ha detto aspetto le scuse per aver rovinato la mia adolescenza. Non so se leggete anche voi queste cose che stanno scrivendo. Tra l'altro, è mia moglie, è mia moglie. Vedi questa dietro di me, questo personaggio? Questa qui è Patrizia di... questa qui è Patrizia di Baezza, ce l'ho a casa. Invece la domanda, purtroppo ho bisogno di nuovo di una piccola ripassata, perché qui arriva tutto con lei. Ok, allora ripeto la domanda. Quando penso ad un artista, una delle prime curiosità che mi viene di sapere quali sono i suoi modelli artistici. Ah, i miei riferimenti. Quali sono? Sì. Ok. Non perfetto. Allora, io da ragazzo impazzivo per un cantautore che è ancora in attività, è bravissimo, si chiama Edoardo Bennato. Ho litigato tanto con mio padre, perché mio padre era un... tra l'altro io sono figlio d'arte, quindi mio padre era anche lui un cantante, chitarrista, cantava canzoni classiche napoletane. Quando sentivo Edoardo Bennato che cantava con l'armonica, che il tamburello, faceva rock, diceva: oh, ma che stai sentendo? E io dicevo: no papà, mi piace. Insomma, ho addirittura litigato con papà, perché a quei tempi i figli non avevano gli stessi gusti dei padri come ce le hanno adesso. Quindi ho imparato a suonare da Edoardo Bennato, perché mio padre, per quanto fosse anche lui un chitarrista, disse: no, se devi fare rock io non ti posso insegnare niente, perché io non lo so suonare il rock. Io andavo a vedere Edoardo Bennato e ho imparato a mettere le mani imitando lui. Altri riferimenti miei sono stati sicuramente Renato Carosone, perché Renato Carosone è stato l'ultimo a fare canzoni napoletane umoristiche. Diciamo che fra Renato Carosone negli anni 50 e Tammaro poi negli anni 90 sono passati 30 anni senza canzoni umoristiche, nessuno scriveva canzoni divertenti. Ho ripreso la tre da Renato Carosone. Questo per quanto riguarda la musica. Poi mi piacciono gli animali da palco, cioè ammiro le movenze, il modo di mantenere la scena di Mick Jagger, oppure mi piace Ray Charles, che stava sul palco e sapeva intrattenere le persone. Adesso vi do una notizia che lascerà qualcuno sconvolto: Tamara ascolta anche musica classica e nella fattispecie musica sacra, quindi sono forte ascoltatore di Johann Sebastian Bach. E poi mi piace uno che ha operato nella nostra città a Napoli, che era Giovan Battista Pergolesi. Questo per quanto riguarda la musica. Poi per quanto riguarda le altre arti, che possono lasciare sconcertati, perché magari uno immagina Tamaro che va a visitare soltanto i posti dove fanno le frittatine di maccheroni, però frequento le pinacoteche e nelle arti figurative quello che mi piace di più è il Caravaggio, insomma, col suo modo di usare le luci. Poi anche la letteratura, pure quella la bazzichiamo, non quanto mia moglie, che è una che tra l'altro ho sposato una persona che di mestiere fa la critica letteraria, quindi a casa nostra ci sono tonnellate di libri. Diciamo che il grosso dei libri li legge lei. Io sono affascinato dai racconti di Chekhov, ecco, in questo momento sto leggendo quelli, anche perché sono tanti, e mi piace fare un parallelo tra le società vecchie, quelle dell'Ottocento, il modo di vivere quello e il modo di vivere nostro, ci trovo anche parecchi paralleli. Basta, non parlerò più di cultura oggi.
Anche se ecco, è stata una bella scoperta, insomma, per me, maestro, che sono appassionata di letteratura, io piuttosto la volevo ringraziare anche per l'introduzione che ci ha fatto con Super Santos, che è stata una delle canzoni che mi ha accompagnata nell'adolescenza e che in effetti fa riflettere perché fa riferimento al cortile come centro di aggregazione. E quindi oggi, nella stragrande maggioranza delle città, sembra che i cortili non esistano più o comunque si sono svuotati. Perciò, se lei dovesse dedicare una canzone al Super Santos di oggi, a cosa o chi la dedicherebbe? Cioè a Facebook, ai videogiochi, ai social? Sì, io personalmente trovo assurdo e raccapricciante che i ragazzi si chiudano nelle loro lockdown, ma io ho un figlio che stava chiuso dentro nella sua cameretta a giocare a PlayStation molto prima che ci fosse il lockdown. Anzi, io vedo che ai ragazzi, non pesa il lockdown. Lockdown, non pesa il fatto di essere nelle loro camerette, perché loro già ci stavano da prima nelle loro camerette. Hanno poco altro. In realtà andrebbe fatta una canzone sulla PlayStation, sui videogame, però sta cosa, ve lo dico sinceramente, mi intristisce molto. Tante volte ho bussato, niente, niente, sono bloccati. Io mio figlio lo chiamo Pollicione, perché c'ha dei polli enormi, perché sta sempre a smanettare con la PlayStation. Io, nonostante tutto, benché sia grandicello di età, io la partitella a pallone con Super Santos me la vado a fare ancora. Cioè, quando riesco a organizzare una squadretta, non la facciamo nel cortile, fittiamo un campetto. Ovviamente sono stato dai Salesiani a Caserta. È stata una cosa irrefrenabile, perché i Salesiani c'avevano il campetto. Io mi trovavo lì perché avevo accompagnato mio figlio. A un certo punto, mentre aspettavo che lui facesse dei servizi, sono sceso e ho detto: ragazzi, mi fate giocare. Quelli mi hanno riconosciuto, ho detto: prego, Tony. E mi sono fatto una grande partita di pallone. Io trovo che sia bellissimo giocare con Super Santos. Maestro, nella canzone Io tre rote, la canzone Tre Rotte si conclude con una frase che fa riflettere moltissimo. Agende fa tanti signuro e posso fottene in maluno. Alla fine, quanti finti perbenisti ha trovato sulla sua strada quando ha diffuso la sua musica? Ok, se mi sentite procedo. Allora, i finti perbenisti sono tanti, ma tanti, tanti. Diciamo che probabilmente le persone, io nella mia vita ho bazzicato tutte le categorie umane, sai, in 30 anni di carriera ho cantato nelle feste popolari e quindi quando finisco di cantare mi trattengo, mi metto a parlare con le persone, le conosco, a volte mi danno indirizzi, numeri di telefono. Ecco, la cosa bella della mia carriera è che ho conosciuto tante categorie umane e facendo una media devo dire che i più razzisti di tutti sono proprio quelli che provengono dal popolo, magari qualcuno che ha fatto dei soldi, ecco, tecnicamente si chiamano i cafoni arricchiti. Ecco, quelli sono terribili, perché ce l'hanno col popolino, ce l'hanno con chi viene dal basso. Sì, la gente fa, le persone fanno i marraggine di ogni persona viene sempre fuori. Ecco, basta un attimo ed esce fuori sempre la marraggine che è insita nell'animo umano.
Maestro, questa è una domanda che ho scritto perché me l'ha suggerita mia moglie, me l'ha detta, cioè proprio mia moglie me l'ha fatta scrivere, però visto che ha già chiesto scusa, mia moglie si chiama Patrizia, era Patrizia Miniero, però a parte gli scherzi, ecco, a distanza di decenni, i suoi testi sono canticchiati, sono riportati a mo' di citazione. Avrebbe mai immaginato di incidere così tanto nei modi di parlare e di porsi delle persone? No, assolutamente. Io ho fatto la trasmissione, vabbè, ho fatto radio, a fare quella trasmissione che si chiamava Tana Radio, che la vedevano pure i bambini. Io dicevo, ma mai avrei immaginato che le persone ripetessero frasi mie, creano apposta. Loro lo chiamano il tormentone, dici adesso scrivo un tormentone così la gente lo impara e ripete il mio tormentone. Io invece l'ho fatto in maniera inconsapevole, dicevo semplicemente delle frasi, per esempio quando finiva rispondevo a qualcuno al telefono, facevo ehi ciao fratello, a me piace chiamare fratello il prossimo. Poi dicevo fratello, massimo rispetto, chiudevo la telefonata con un massimo rispetto. E poi mi è capitato che ancora oggi c'è gente che dice fratello, massimo rispetto. L'ho fatto, ma non l'ho fatto volutamente. Oggi si fa volutamente, infatti, in marketing, dire una frase che poi la gente ripete. Invece a me è capitato. Maestro, in Italia si parla tanto di tagliare le auto blu. Se dovessimo sostituirle con le 127 blu, si potrebbe creare finalmente una società con meno privilegi e più amore. Beh, bisognerebbe far capire agli italiani che devono essere meno tamarri e meno egoisti. La società dell'amore è una di quelle cose che tutti quanti ci auguriamo. E poi, tra l'altro, io sono un ottimista. Non credo che ci vorranno molti anni per realizzarla. Io credo che ci siamo sulla buona strada. Insomma, io vedo più amore in giro adesso che quando ero più piccolo. Mo, naturalmente, non so. Avete parlato della 127, non so di quale amore state parlando, di quello fra i popoli, fra le persone, o di amore quello là, ma la 127 si parla di un altro aspetto dell'amore. Anche quello è importante, però è un aspetto, non è che riguarda proprio l'amore universale, quello lì, è un fatto a due. Maestro, qualche tempo fa, in una sua intervista, se non ricordo male, ha detto che all'epoca, alla fine della casa, Angelo Branduardi ascoltò la sua versione Damarra e l'ha apprezzata molto. E invece, per altre sue cover, è capitato diversamente, cioè ha avuto problemi con gli autori. Se ci vuoi raccontare un po' qualche aneddoto. L'uomo che parlava si è trasformato in caserma. Madonna, ma questo significa fare la DAD, fare lezioni. Mamma mia, meno male che non vado a scuola, meno male che non vado a scuola. Salvatore, mi sa che devi ripetere la domanda. Maestro, mi sente? Ok. Beh, sì. La mia domanda è questa. In un'intervista di qualche tempo fa ho ascoltato da lei che raccontava di all'epoca dell'uscita di Alla fiera della casa, ha
Angelo Branduardi l'ascolto e l'apprezzo molto. Invece per altre sue cover è capitato diversamente, ha avuto problemi con gli autori, se ci può raccontare qualche aneddoto particolare. Sì, in realtà io le mie cover sono... Ah beh, sì. Io le facevo quando ero più piccolo, perché addirittura la SIAE giustamente le vieta le cover, perché diciamo non è tecnicamente, eticamente corretto prendere la canzone di un altro e cambiargli le parole. Cioè, se la Branduardi fu molto simpatico, perché lui in più di un'occasione, lui addirittura venne a Napoli al teatro al Palapartenope per qualche anno fa, fece un concerto e prima di cantare la Fiera dell'Est disse ragazzi scusatemi perché so che voi a Napoli conoscete una versione di questa canzone. Poi mi ringraziò, addirittura pubblicò il video della Fiera della Casa sulla sua pagina Facebook. Poi le altre parodie mie sono state mio fratello Fuma Scroc sulla musica di Ivano Fossati, la mia banda Suoner Rock. Poi scrissi Anni 60, che quella è tutta una parodia dall'inizio alla fine. E poi c'è la famosa Teorema, che era di Marco Ferradini e di Herbert Pagani, che l'ho rovinata. Poi tra l'altro io l'ho scritto in tempi in cui non c'erano tante passioni, quindi una donna trattala male, mandalo ogni tanto ospitale. Ecco, se l'avessi scritta oggi nel 2021 mi trovavo denunciato da tutte le associazioni possibili e immaginabili, che magari non capivano il senso umoristico della cosa. Io ho perso l'abitudine di scrivere parodie, preferisco procedere, tanto le musiche per fare, preferisco fare la musica e le parole di Tammaro. Grazie. Tonino, non hai acceso il microfono. Ok, adesso penso che ci sentiamo. Dicevo, la mia domanda la metto anche nei commenti, così forse può essere più facile un attimo farla. Mi sono molto care queste parole attribuite a San Filippo Neri. Butta via il veleno e la tristezza, ritrova il gusto di giocare, guarda il cielo e canta e fa brillare il mondo. Volevo sapere che effetto le fanno queste parole e se le userebbe come versi di una sua canzone. Sì, addirittura me l'avete mandata per iscritto, ecco, le sto leggendo in questo momento. Butta via il veleno e la stessa ritrova il gusto di giocare, guarda il cielo e canta e fa brillare il mondo. Assolutamente sì, le condivido, le musicherei addirittura, mi vedrebbe voglia di musicare e di farci una canzone. Io ho un problema tecnico, purtroppo sono nato con questa voce un po' nasale, un po' a trombetta, così alla ciao fratello, e c'ho un problema. Io se mi metto a cantare una serie, io ho scritto canzoni di serie, appena ho tentato semplicemente di Tony Tammaro che parla della fede e cominciavano a ridere tutti, cioè tutti quanti a ridere, e quindi ho pensato magari quando scriverò qualcosa di serio o musicherò qualcosa di bello come le parole che mi avete scritto prima, dovrò farle cantare un altro, perché non, con la voce che mi ritrovo purtroppo non posso cantare. Ok, grazie mille. Provo a fare un'altra domanda che adesso pure un attimo condivido, così forse può essere più semplice. Eccola qua. Ah, però se ne vede solo una parte. Va bene, e allora devo farla a voce. Comunque,
mi fa molto piacere, mi piace molto il verso di un salmo che parla di un Dio che ride. Infatti il verso dice ride colui che sta nei cieli, e ride per in qualche modo rispondere a degli uomini che cercano di mettersi contro, di fare guerra, no? Non risponde nello stesso modo, ma si mette a ridere, no? Allora volevo chiedere, in fondo non è quello che lei cerca di fare con le sue canzoni, cioè di rispondere su un piano diverso a dei problemi di questo nostro tempo, non problema con problema, ma il problema su un altro piano, ecco, il piano del sorriso, il piano dell'umorismo. Si può dire che è questo il senso delle sue canzoni? Sì, ma sarà che io mentalmente vivo in quella dimensione di cui si parla nei Vangeli, insomma, in quella dimensione altra. Sai, in quanto artista, noi artisti diciamo che cambiamo, cioè abbiamo un centinaio d'anni di vantaggio rispetto al resto. Noi siamo quelli che vengono mandati in ala scoperta. Il famoso mondo, quello cielo azzurro, quello bello, il mondo dell'amore, noi percepiamo, noi che facciamo questo mestiere, quindi io vivo già lì. Poi quando scendo qua giù e vedo che Matteo Renzi sta litigando con Conte, a me mi viene da ridere, mi scappa da ridere, anche perché questo passo della Bibbia si parla del Signore che se la ride dei denti. Ora, tecnicamente parlando, a me è stato detto che io sono figlio a lui, sui potenti, e io me la rido quando sento parlare Matteo Renzi, mi sbellico dalle risate quando vedo la Boria, quando vedo questo tipo di queste bagattelle, questa commediola della politica, mi viene estremamente da ridere. L'importante è che nella vita la cattiveria umana non vada a toccare i bambini, perché fin quando i cattivoni sono loro, un politico che attacca un altro politico non me ne frega niente, però se le cose, l'unica volta che mi indigno, l'unica volta che mi arrabbio, ma poi del resto grazie. Maestro, senza alcuna forma di adulazione, lei è un grande artista, ma se dovesse diventare l'uomo più potente d'Italia, il centro del potere si trasferirebbe da Roma a Scalea. Immagini tenere un discorso alla nazione, cosa che è già fatto il 31 dicembre. Sì. E di lanciare un messaggio teso a superare i pregiudizi verso il popolo meridionale. Sì. Cosa si sente di dire, maestro? Ah, sì, si fa un gran parlare, oggi è tornato di moda parlare di questa cosa dei Savoia che hanno usurpato, che hanno preso ai Borbone e il sud eccetera. Io credo che ci vorrebbe una bella pace, sarebbe il caso di non avere più rancori contro i nordici, diciamo, cioè tra Terroni e Polentoni dovrebbe finire questa storia. Ecco, magari l'unica cosa che mi fa sentire meridionale arrabbiato, a me solo la Juventus. Poi per il resto, insomma, c'è un sacco di amici che stanno al nord. Io direi ai napoletani, ai meridionali di essere meno
po' meno permalosi, perché poi di difetti ce ne abbiamo noi, ce ne abbiamo, tanto siamo fra meridionali, lo possiamo dire, però ce ne hanno tantissimi pure loro. Sarebbe il caso, insomma, di scambiarci un segno di pace, ecco. Maestro, allora passiamo all'ultima domanda, diciamo, che abbiamo raccolto anche sulla base della nostra ricerca, perché abbiamo trovato che in un'intervista di un giornale locale di 10 anni fa, lei disse: spero di trascorrere la seconda metà della mia vita a Sorrento. Dato che sappiamo che lei da poco ha compiuto 60 anni, portati benissimo, è ancora dello stesso parere? E ricollegandomi anche a una domanda che è stata fatta nei commenti che è passata, qual è il suo legame con la penisola torrentina? Ho capito la domanda, anzi, posso fare una domanda a voi? Posso chiedere una domanda a voi? Siete più tecnologici. Secondo voi è normale che nel 2021 io c'ho ancora l'iPhone 7? Forse non è possibile. No, sarà quello il problema, che non sento le domande. Riproviamo. Comunque, al di là di tutto, se mi sentite, vi prometto che a fine lockdown, se a voi fa piacere, vengo proprio a Sorrento, parliamo da vicino, che è meglio. Sì. Allora, come vediamo? Allora chiedo alla signorina che la 1, 2, la terza della casella di ripetermi un'altra volta la domanda. Sì, l'abbiamo anche copiata. È nel commento. Qual è il suo legame con la penisola sorrentina? Se davvero trascorrerebbe la seconda metà della sua vita qui a Sorrento? Ah, con Sorrento. Ok, compreso. Sì, assolutamente. Io ho un legame meraviglioso con Sorrento e con un posto particolare di Sorrento che si chiama Gelateria Primavera. All'inizio del corso. Dove mi preparo, quando vado lì mi schiaffano un cono in mano e c'è Antonio, il proprietario, che mi scatta la fotografia e l'ha appesa vicino a quella di Lucio Dalla. Per me è un grande onore. Se andate lì a mangiare il gelato, ci sta Lucio Dalla, Pino Daniele in mezzo, sta dando un cono di gelato. Queste manifestazioni di affetto da parte dei giai della penisola sorrentina mi hanno fatto capire che è il caso di trasferirmi là. Almeno avrò il... Comunque, vabbè, siamo anche seri. Vabbè, io ho origini di un paio di no, 7-8 paesi prima di Sorrento. Cioè, la mia famiglia viene da Torre Annunziata, quindi io mi sento vesuviano, mi sento, insomma, uno di quelle parti là. Sono nato casualmente a Napoli, però mi sento molto affine, molto vicino ai popoli che si trovano da quelle parti. Chiaramente Sorrento è la perla, è il centro più bello di quei luoghi, chiamiamoli vesuviani, voi siete un po' distanti dal Vesuvio. E quindi ci sto bene, ci vado d'estate, ecco, vedo che molti miei colleghi di lavoro si trasferiscono a Los Angeles, a Miami, ma io c'ho Sorrento che sta qua vicino. Spero di trascorrere la seconda parte della mia vita, perché io devo campare 120 anni, quindi adesso è finita la prima, devo cominciare la seconda parte. Spero di passarla con voi.
Bene, allora, grazie mille della disponibilità, nonostante tutte le difficoltà di comunicazione. E davvero noi speriamo di poterci rivedere dal vivo, poi ci risentiamo. Scusatemi perché no, qua la connessione è buona, il problema è il telefonino che è vecchio. È possibile, sì. Va bene, comunque se ci vuoi provare a cantare un'ultima canzone, dai. Assolutamente, se si sente. Guarda, ci vediamo, caso, la chitarra. Troppo vaporetto senza foglie, c'è mia maestra, ma passa la scuola, si può portare un po' di più. Ma c'è la partenza, ci scrive di canta man, oh oh, man, oh oh, canta man, oh oh, canta man, oh yeah. Appuntamento nuovo, bello, ma chi mi c'è il manna che appare molto bello. Grazie mille, grazie. Bene, allora noi salutiamo il nostro pubblico, diciamo ancora grazie al maestro per essere stato con noi, e poi una sintesi di questo momento sarà anche affrontato in un articolo, e quindi quello che è sfuggito potrà essere ripreso sul nostro numero online. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie. Buonasera a voi. Ciao, grazie.